sul sito antichissimo della Casa di Maria, sui resti delle precedenti basiliche, tra il 1959 e il 1969, Giovanni Muzio eresse la grandiosa, complessa basilica. 1150 metri quadrati di superficie, due basiliche sovrapposte separate da 7 metri e mezzo di vuoto apparente, navate alte 12 metri, cupola centrale alta 40 metri. Sotto la chiesa i resti archeologici resi visibili da complicate sopraelevazioni delle nuove strutture, una delle più complesse e grandiose architetture basilicali mai costruite, a memoria del luogo santo in cui tutto ebbe inizio con il sì coraggioso e generoso di Maria e con l'incarnazione di Dio. Dopo l'abbraccio della facciata c'è la porta principale d'ingresso. È importante che questo santuario, pur essendo per noi il santuario mariano per eccellenza, perché è l'annunciazione a Maria, il sì di Maria che ha permesso l'incarnazione, però è sempre stato visto come il luogo dell'incarnazione del Verbo. Quindi ovviamente la centralità è sempre del figlio di Maria, il figlio di Dio, di Gesù. E anche la porta è assolutamente cristologica, è una piccola summa addirittura di quella che è stata la vita di Gesù. Ed è molto interessante, più che vedere formella per formella, anche se anche questo lo vedremo, mi piace darvi la lettura generale della porta. La porta è quella attraverso cui si entra in un luogo, si passa attraverso la porta per andare altrove, cioè per andare all'interno. Gesù Cristo ha detto spesso: io sono la porta, sono la via, la verità e la vita. Allora ecco che tutto ciò che c'è sulla porta è un simbolo molto preciso del cammino del cristiano. Una cosa che non è soltanto nell'architettura bizantina, in tutta l'architettura cristiana, è che tutte le parti dell'architettura hanno un valore simbolico sul cammino del cristiano. L'entrare in chiesa è entrare nella chiesa, e cioè entrare nella vita con Cristo su questa terra, andare verso l'abside, andare verso la comunione con Dio, e la porta in genere è lasciare fuori tutto ciò che non va bene per entrare nella dimensione dello Spirito. Questa porta è Cristo. Allora noi abbiamo i due pilastri della porta, che da una parte avete tutti i profeti e i grandi personaggi dell'Antico Testamento che hanno aspettato, hanno profetizzato il Cristo, e ne sono state figura, perché per molti, sia Davide che Mosè, hanno degli aspetti biografici che nel Medioevo erano stati messi proprio in connessione con la biografia di Cristo. Dall'altra parte, invece, l'altro pilastro è quello degli Apostoli, cioè del Nuovo Testamento. Il Cristo atteso dall'umanità, rivelatosi con l'Incarnazione, poi manda, diciamo, nel suo futuro gli Apostoli. Porta invece comprende gli episodi della vita di Cristo a cui tra l'altro era partecipe anche Maria. Però guardate bene come sono accostati. Un battente ha la storia dell'infanzia di Cristo, il Natale, la fuga in Egitto e la giovinezza, diciamo, segreta, cioè quella che noi francamente non conosciamo dalle fonti, di Gesù. Dall'altra parte la sua vita pubblica, che è la vista dal battesimo, la predicazione del Monte delle Beatitudini e la crocifissione. Secondo un sistema che usava anche nella illustrazione medievale, nelle grandi porte di bronzo del Romanico, che è stata forse la stagione più bella per le porte di bronzo e a cui apparteneva anche la Chiesa crociata, la lettura va fatta da sinistra a destra e poi dall'alto al basso e dal basso verso l'alto. Ora guardate i due battenti accostati. Gesù bambino che nasce ha le braccia spalancate,
sia perché viene alla vita, sia perché porta alla salvezza, ma di fatto sono spalancate come lo sono nel battente accanto quando è in croce. E sotto c'è scritto per l'appunto: quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Allora il bambino che è nato per attirare tutti a sé, questo però, questa nascita, che è gioiosa perché ovviamente è una nascita, è già un annuncio di quella che è la passione. Così nel momento della fuga in Egitto per sfuggire alla strage degli innocenti, voi vedete la Sacra Famiglia con l'asinello in maniera molto tradizionale, il corrispettivo è le beatitudini, è l'andare anche con la missionarietà, andare per il mondo, non aver paura a partire, ma quel bambino è anche stato preservato dalla strage degli innocenti perché poi arrivasse al grande messaggio delle beatitudini. Sotto avete gli altri due aspetti, quello della vita obbediente ai genitori, di lavoro come falegname, di operaio, alcuni dicono, comunque di artigiano, e il battesimo. Come vedete le figure anche questa volta si assomigliano, come Gesù ha cominciato la sua vita nell'obbedienza della vita quotidiana, del lavoro, proprio qui a Nazareth. Nazareth è molto cara anche appunto a quelli che lavorano, perché è l'unico posto dove si venera un Gesù lavoratore, nel senso che intendiamo noi di fare la fatica quotidiana. Dall'altra avete il battesimo, quel figlio di Giuseppe, che molti dicevano: ma come il figlio di Giuseppe, come fa a essere il Messia? Eppure lui si rivela come il Messia, anzi nell'unico passo trinitario di tutto il Vangelo, che è il battesimo. Ah, voi vedete come la lettura della biografia di Cristo è stata scelta in modo tale da essere un po' un compendio di tutta la dottrina. Ovviamente non si poteva finire semplicemente così, ma in alto, nell'ultimissima parte, voi avete da un lato l'annuncio ai pastori quando nacque e dall'altro l'annuncio alle donne della resurrezione di Cristo. Quel Cristo che agli angeli hanno annunciato come incarnato sulla terra e annunciato come prossimo di ritorno al cielo. E come l'avete visto partire, così lo vedrete tornare. La storia della Chiesa è sempre stata vista nell'attesa della venuta gloriosa di Cristo, dopo che c'è stata la prima venuta, che poi è cominciata proprio qui a Nazareth. Uno che entra per questa porta all'interno della Chiesa vuol dire che crede, che accetta che Gesù Cristo è il vero Dio e il Salvatore ed è pronto per fare il suo ingresso a incontrare realmente il Salvatore. Thank you.